La medicina interna è una branca medica che si basa sulla visione globale del paziente. Essa si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie che riguardano tutti gli organi e apparati interni di un individuo. Una specificità della medicina interna è quella di diagnosticare e curare sia pazienti con una malattia che colpisce più organi, sia pazienti che hanno più malattie nello stesso momento. Lo specialista in medicina interna si occupa di valutare la problematica del paziente nel suo complesso, interpretando segni e sintomi derivanti dagli organi e dagli apparati. Poi, eventualmente, acquisisce il giudizio clinico dello specialista che, nel caso specifico, è più interessato al problema. Chiediamo a Michele Balletta, medico internista del Centro di Terapia Ionoforetica, perché in questo tipo di specialità l'ascolto del paziente e la visita di medicina generale vengono prima di tutto. Fondamentale importanza nella prevenzione delle malattie cardiovascolari riveste la individuazione dei fattori di rischio che giocano un ruolo patogenetico fondamentale nel manifestarsi di queste malattie, in particolare disturbi che riguardano la pressione arteriosa, quindi ipertensione arteriosa, la dislipidemia, una storia di malattie metaboliche come il diabete mellito, l'obesità e una storia di fumo. Queste malattie possono nel loro insieme accelerare i processi di aterosclerosi fisiologici in ognuno di noi e quindi determinare danni dell'albero vascolare. La mia attività viene inquadrata soprattutto nel individuare più precocemente possibile danni morfostrutturali all'albero vascolare, in particolare distretto dei tronchi sovraortici, carotidi e gli arti inferiori, sia distretto arterioso che distretto venoso. Il poliambulatorio Ionoforetica è in via Lemonia 47 nel quartiere Santa Viola a Bologna o sul sito ionoforetica.it oppure su medicorapido.it, il portale di prenotazioni online che a Bologna ha dato l'esclusiva a Ionoforetica. Tutte le specialità ambulatoriali con i migliori professionisti a tariffe sociali.